Sì, certamente. È proprio questo il signore che mi ha convinto a venire su Iota 9. Ed è stato lui a chiedermi di portare qui alla base il nuovo veicolo spaziale. Ah, ma allora qui siete tutti amici? Beh, veramente non è proprio così. Lui è amico di Isaac. Allora, Pancia Poncio, cos'è successo? Beh, ecco, signor Isaac, voi sapete che io tengo a questa base più che ogni altra cosa e non ne rivelerei l'esistenza a nessuno, anche a costo di morire. Ma con questa donna non c'è stato niente da fare. Già, proprio così. Tu non fai parte del servizio di sicurezza della polizia spaziale, ma sei un agente del gruppo Galileo di Giove, non è vero? Sì, è così, ma in genere preferisco lavorare per conto mio. Sei una libera professionista? Sì, hai indovinato anche questa volta. Senti un po', Poncio, tu mi nascondi qualcosa, vero? Signor Isaac, sapete bene che io non vi nascondo nulla. Sei davvero così sicuro di quello che stai dicendo? Allora ti rinfrescherò io la memoria. Tu hai fatto salire un tuo complice sull'astronave che trasportava la clorofilla destinata a Giove e lui l'ha dirottata sull'asteroide. No, questo non è vero. Puoi smetterla, Poncio. Ti si legge in faccia che stai mentendo. Sì, sì, guardate, si legge proprio bene. Sì, è vero. Vedi, Poncio, io sono già al corrente che tu hai accettato questo sporco incarico da un funzionario corrotto del progetto Giove di non far mai arrivare la clorofilla su quel pianeta. Ma allora, se le cose stanno veramente così, non capisco perché Poncio ha promesso al professor Kaiser di rintracciare il carico della clorofilla. È semplice, ha fatto il doppio gioco, ottenendo così un doppio guadagno. Triplo, se vogliamo essere precisi. È vero, hai ragione. Poco prima che arrivaste, ho ricevuto la notizia che il caro Poncio voleva tentare il colpo grosso, cercando di rivendere la clorofilla al gruppo Galileo di Giove. È vergognoso speculare in questo modo con un carico così importante! Hai ragione. Ma veramente? Chiunque commetta simili azioni per denaro è veramente un essere spregevole. Ma questa volta gli è andata male. Se non avesse incontrato Magic e piegandogli il braccio in questo modo l'ha portato nella nostra base segreta, lui non si sarebbe fatto più vedere e avremmo perso completamente ogni sua traccia, capito? Esatto, una ricostruzione perfetta. Oltre ad essere un abile pistolero, sei anche intelligente. Anche tu sei molto in gamba. Ma senti un po' questi due quanti complimenti si stanno facendo. Lo sai, Boy, che sei un ragazzo veramente carino. Oh, grazie. Sì, è vero, sei molto carino. Credo che a questo punto la squadra dei Rangers del Cosmo Iota 9 sia completa. Ehi, un momento, noi non abbiamo ancora deciso niente. Non sarebbe meglio provare prima di prendere una decisione? Sì, io credo che questa sia la cosa migliore. Ehi, voi due volete aspettarmi? Io non ho ancora deciso se partecipare o no a questa prova. Ascoltate, la prima azione dei Rangers del Cosmo Iota 9 sarà il recupero della clorofilla e la sua consegna nella città degli aerostati. Piacere, io sono Isaac Kodomofu, soprannominato Isaac il Rassoio. Io sono Yotaro Kid, detto anche Appica Kid. Io sono Omachi, viso d'angelo. E lui è il famoso Steven Boy, detto anche Boy lo spericolato. Eccomi qua, sono pronto. Via! Dovremmo trovare un nome adatto per questa macchina. Colpo di vento. Colpo di vento? Sì, e quando si trasforma in astronave diventa stella dell'aria. Comunque sarà meglio che tu legga questo manuale. Ti aiuterà a capirne tutti i meccanismi. Colpo di vento è una macchina molto complessa. Diamogli un'occhiata. Questa è colpo di vento. E questa è la stella dell'aria. E questo cos'è? Isaac, non capisco. L'ingrandimento di questa macchina avviene con un sistema prismatico. Quando sgancia dal suo alloggio, colpo di vento può diventare 70 volte più grande, fino a raggiungere le dimensioni di un'astronave, cioè la stella dell'aria, che a sua volta diventerà il re dello spazio, Raiger. Raiger! Allora, Boy, sei pronto? Pensi di aver capito bene il suo funzionamento? Sì, è tutto ok. Andiamo, a te l'onore, Boy. È tutto sotto controllo, anche il sistema prismatico. Si parte. Thank you.
Attenzione, ci trasformiamo nella stella dell'aria. Trasformazione è completata. Ed ora, ragazzi, facciamo il punto della situazione. Secondo Poncho, l'astronave della Clorofilla è nascosta sul quinto satellite di Caristo, ad ovest dell'emisfero tra i punti Z45 e X53. E allora cosa stiamo aspettando? Andiamo immediatamente a riprenderci la Clorofilla. Puntiamo subito sul satellite Caristo. Via! Eccolo là. Avviciniamoci piano. Forse ci sono degli uomini a bordo. Infatti, eccone uno che sta uscendo. Ci siamo. Dobbiamo trasformarci nel re dello spazio. Kid, tocca a te. Entra nella cabina e inserisci il computer. Ti dirà lui tutto quello che devi fare. Ok. Ragazzi, io sono pronto. Poi, inserisci il sistema prismatico. E quello cosa diavolo è? Che ci importa? Il nostro dovere è quello di difendere l'astronave ed è proprio quello che ho intenzione di fare. Per tutti i pianeti, quello laggiù è proprio un pessimo tiratore. Kid, ci stanno sparando da tutte le parti, perché non fai qualcosa? Ok, ora ci penso io. Fuoco! Isaac, vuoi dirmi cosa devo fare di questi due uomini? Hanno fatto soffrire tanta brava gente. Nessuna pietà! Non possiamo resistere! Scappiamo! Evviva, fuggono! Abbiamo vinto! Prendiamo subito dall'astronave la capsula della clorofilla e andiamo via di qui, presto! Aspettate, laggiù c'è ancora qualcuno. Scommetto che si tratta di agenti del gruppo Galileo. E allora che cosa stiamo aspettando? Io sono dell'idea di attaccarli. A questa distanza potremmo usare i mega raggi. No! Capo, che cosa facciamo? Tutto bene, professor Kaiser. Sono riusciti a recuperare la clorofilla. Già, così molto presto potremo riprendere i nostri esperimenti in laboratorio. Lo sapevo che quei ragazzi ce l'avrebbero fatta. Scusate, professore, non capisco chi state parlando. Della squadriglia Rangers del Cosmo Yotanov. I nostri quattro amici hanno vinto la loro prima battaglia. I loro destini sono ormai uniti verso un'unica meta: distruggere il male nell'universo. Sarà un compito molto difficile, ma i Rangers del Cosmo Yota 9 hanno un grande alleato, Riker.